Entrambi collaboriamo nel Dipartimento di Sostenibilità per la Lombardini 22 ed in particolare abbiamo curato la candidatura del premio per Sassetti, Fine District, che ha stato sviluppato un progetto secondo le linee guida del LEED, protocollo 2009, ed è stato premiato con la menzione d'onore proprio per l'efficienza energetica. L'edificio è stato sviluppato secondo il protocollo LEED per Major Innovation ed ha ottenuto un punteggio complessivo di platino, quindi il punteggio massimo rispetto a quello che è l'efficienza energetica in termini di building. Quello che è stato, diciamo, un po' il risultato che abbiamo ottenuto è il frutto di una progettazione integrata, in quanto la nostra società permette sia di sviluppare una progettazione architettonica che impiantistica, e la combo di queste due componenti ha permesso di curare l'aspetto di efficienza energetica fin dalle prime parti della progettazione. E sì, come diceva l'ingegner Spagnoli, infatti il punteggio ha superato gli 80 punti, considerando comunque un impianto molto efficiente, tutto il, non solo l'involucro, ma appunto anche l'impianto ha collaborato all'efficienza energetica del progetto, grazie non solo a un sistema di produzione e generazione di energia molto efficiente, in cui vediamo un sistema di pannelli fotovoltaici che producono comunque una gran parte di energia richiesta dall'edificio, ma comunque macchine e un sistema di distribuzione del calore, della domanda di energia molto importante, che ha permesso di ottenere un grande livello di efficientamento energetico per l'edificio in questione, che quindi ha ricevuto la menzione d'onore per gli edifici non residenziali.